Siamo rientrati con Andrea Panison da uno speaker all'altro, proprio in un attimo. Io e te ci siamo già incontrati, mi pare. Sì. Forse la... Uh, cloud... Eh, DevOps. DevOps. Eh... Uh, incontro DevOps, forse. Esattamente, no, incontro no? Ok, quindi ci conosciamo. Andrea lavora in Spark Fabric e... Um... Sviluppa software che si occupa di implementazione, monitoraggio e ottimizzazione delle infrastrutture. Ho detto bene? Esattamente. Allora sì. se non serve, Beh, cioè, faccio già un'introduzione sulla prima e seconda, quindi forse possiamo andare anche live perché c'è già una intro nella, in una seconda slide. Così quindi... ci rimane più tempo per le domande. Allora 3, 2, 1 sì. e andiamo live. GitOps e Kubernetes Way, ovvero Git come unica fonte di verità per l'infrastruttura dichiarativa e le applicazioni nel contesto di Kubernetes. Buongiorno a tutti, mi presento. Io sono Andrea Panisson, lavoro in Spark Fabric sin dalle origini ed ora faccio parte del team DevOps dell'azienda. Anche se in passato ho avuto una notevole passione per lo sviluppo front-end. Spark Fabric è un'azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di applicazioni cloud native basate su Kubernetes, sistemi e infrastrutture cloud e usa le più recenti tecniche DevOps. Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, quindi se foste interessati scrivetemi. Che cosa parliamo oggi? Faremo una breve introduzione con alcuni concetti base. Daremo una definizione di GitOps, faremo una breve carellata di quelli che sono i tools necessari per fare GitOps. Vedremo un esempio di pipeline di tipo GitOps, ovvero come modificare una propria, una propria pipeline per fare GitOps e infine eh, trarremo alcune conclusioni. Iniziamo con le basi. Che cos'è Git? Io credo che tutti sappiate cos'è Git, è il sistema di controllo versione più diffuso al mondo ed è ormai uno standard fatto. Cosa si intende con continuous integration? La continuous integration è una pratica di sviluppo software in cui tutti gli sviluppatori fanno le modifiche al codice portandole in un repository centralizzato e condiviso. Ogni modifica al codice, ogni commit, pull request attiva una procedura automatica di build e di test che ha l'obiettivo di fornire allo sviluppatore un feedback immediato sulla sua implementazione. Con questo metodo di integrazione, gli sviluppatori possono integrare piccole porzioni di codice finito nell'applicazione anche più volte al giorno e quindi non aspettare la fine dello sviluppo. Abbiamo integrazioni rapide e frequenti con un aumento della comunicazione e della collaborazione fra team di sviluppo e rilevazione rapida anche ed efficace dei problemi. Questo intendiamo invece quando parliamo di continuous delivery. Continuous delivery può essere definita come un approccio di ingegneria del software in cui i team di sviluppo producono software in brevi cicli e garantiscono che il software stesso possa essere rilasciato in modo affidabile ma in qualunque momento. Poi quando rilascio il software lo faccio anche manualmente. È strettamente correlata con la continuous integration, di fatto la continuous delivery impone di mantenere il software sempre in uno stato rilasciabile, quindi si prediligono modifiche atomiche piccole e meno rischiose che vengono rilasciate continuamente piuttosto che tutte in una volta. Con continuous deployment invece è, si intende un approccio, è sempre secondo la definizione un approccio di ingegneria del software in cui le funzionalità del software stesso sono rilasciate frequentemente e anche in modo dist, tramite distribuzioni automatizzate. In questo senso la continuous deployment o distribuzione continua va oltre la continuous delivery o consegna continua, in quanto con questa pratica ogni modifica, una volta superate tutte le fasi di test del codice, viene rilasciata automaticamente ai clienti. Quindi continuous delivery e continuous deployment si inseriscono entrambe in un contesto di continuous integration, ovvero nel tuo flusso dei processi tu fai continuous integration che poi integri con continuous delivery o continuous deployment. Tutto questo definisce la tua Pipeline CI-CD. Eh, Kubernetes, ehm, vorrei dare un'introduzione un su dei concetti base, è una piattaforma portatile, secondo la, guardiamo la definizione, una piattaforma portatile estensibile open source per la gestione di carichi di lavoro e servizi containerizzati, che facilita sia la configurazione dichiarativa che l'automazione. Diciamo che se da un lato la tecnologia dei container Docker, pensate, risolveva il problema dell'impacchettamento e dell'isolamento delle singole applicazioni, dall'altro restava aperta la questione di come orchestrare il funzionamento di più applicazioni containerizzate in un sistema distribuito funzionante, cioè come comunicano tra loro i container, come viene instradato il traffico tra i container, come vengono scalati i container per gestire il carico aggiuntivo delle applicazioni oppure come viene scalata poi l'infrastruttura di base del cluster per far funzionare i container necessari. Tutte queste operazioni sono di competenza di un sistema di, di orchestrazione dei container e sono fornite da Kubernetes. Quindi Kubernetes aiuta ad automatizzare la, la distribuzione, lo scaling e la gestione delle applicazioni che utilizzano eh, i container ed è lo standard di fatto per quanto riguarda l'orchestrazione dei container. Ho evidenziato eh, il termine declarative configuration configurazione dichiarativa. Adesso cosa intendiamo con configurazione dichiarativa, allora, cos'è un modello dichiarativo? Proviamo a fare un esempio nel contesto di Kubernetes, allora, nel modello dichiarativo, io nel mio manifest descrivo: ho dichiarato eh, esattamente qual è lo stato desiderato della mia applicazione. Diciamo un deployment con l'immagine docker da usare. Il numero di repliche che voglio e tutte le notation che desidero aggiungere. Quindi ho descritto, dichiarato esattamente ciò che voglio ottenere. Tra l'altro non mi interessa sapere come arriverò a quel risultato, però so che ad esempio che se io faccio un cubectl apply nel mio manifest, alla fine Kubernetes mi darà esattamente quello che ho chiesto, annetto chiaramente di errori. Nel modello imperativo, invece, io descrivo una sequenza di istruzioni per manipolare lo stato del sistema al fine di raggiungere lo stato desiderato. Come vedete abbiamo tutti i comandi per ottenere poi quello che di là ho dichiarato, ho ottenuto con un apply in modo dichiarativo. Facciamo un esempio più pratico: cioè più forse guardate questi due telecomandi: abbiamo un telecomando di tipo dichiarativo e un altro telecomando di tipo imperativo. Supponiamo che io voglia settare il volume a 0 allora, con il comando telecomando dichiarativo, mi basterà premere il tasto per settare il volume a 0 ed il televisore setterà il volume a 0 e tra l'altro neanche mi interessa come ha fatto. Con il telecomando imperativo, invece, dovrò agire sul tasto di diminuzione del volume fin tanto che il volume sarà settato a 0, quindi partendo a comandi uno alla volta, quindi abbassi di una tacca, abbassa di un'altra tacca, eccetera. C'è un'altra proprietà interessante che è tipica dei modelli dichiarativi solo dei modelli dichiarativi. I modelli dichiarativi sono idempotenti, quelli imparativi non lo sono. Cos'è l'idempotenza? È una proprietà di un'operazione per cui l'operazione tu la puoi eseguire un numero qualsiasi di volte e otterrai sempre lo stesso risultato. Quindi è come se, la, se tu la esegui la centesima volta, è come se l'avessi eseguita anche la... Ottiene lo stesso risultato che hai se, se la esegui la prima volta. L'idea in potenza è una proprietà, come abbiamo detto, che distingue i sistemi dichiarativi da quelli imperativi. Guardate i due telecomandi. Il, il tasto di accensione del, del telecomando imperativo non ha sempre lo stesso comportamento, perché la pressione sul tasto genera uno stato che è funzione dello stato esistente. Cioè, se premo il tasto di accensione e spegnimento, se la tv è accesa, mi spegnerà la tv. Se la tv è spenta, me la accenderà. Quindi se invece guardiamo il, tasto, il modello dichiarativo, abbiamo un tasto on, il tasto, di, il tasto on accende il televisore se è spento, se è già acceso non fa nulla, la sua azione è però è totalmente prevedibile. Ora, per capire perché è così importante il modello dichiarativo nel contesto di Kubernetes, senza entrare poi nel dettaglio di, nel dettaglio di quella che è l'architettura di Kubernetes, vorrei parlare di un altro concetto che è il concetto di Kubernetes Controller. I Kubernetes Controller sono dei controlli in ciclo continuo che verificano lo stato corrente delle risorse nel cluster e apportano o chiedono di apportare modifiche laddove è necessario per riportare il sistema allo stato desiderato. Lo stato desiderato è quello descritto in modo dichiarativo nel mio manifest che descrive la data risorsa. Lo stato corrente è quello in cui quella data risorsa si trova. Quindi la definizione sembra un po' astrusa, proviamo a fare un esempio: considerate un termostato no? per la temperatura. Voi impostate una temperatura, diciamo 22 gradi. Il termostato controllerà la temperatura della stanza, stato corrente, e farà funzionare la caldaia accendendola o spegnendola in modo da portare la temperatura a quella da voi impostata, che è lo stato desiderato. A meno che la caldaia non sia rotta, vi aspettate che a un certo punto nella vostra stanza vi siano esattamente 22 gradi. Ecco, Kubernetes funziona allo stesso modo del termostato. Possiamo definirlo come il termostato del cloud native. Supponiamo di voler deployare un'applicazione basata su di un web server Nginx. Quindi scrivo un file YAML e siccome voglio che eh, abbia alta disponibilità, dichiaro che voglio almeno tre repliche. Eh, Applico il mio manifest su Kubernetes, come nell'esempio dichiarativo che avevamo fatto prima. Ecco, questo è tutto quello di cui ho bisogno per aspettarmi che Kubernetes implementi la mia dichiarazione. Eh, ad un certo punto, al netto di errori, mi aspetterò di avere tre repliche del web server up and running. Kubernetes monitorerà di continuo lo stato della mia applicazione e lo confronterà con lo stato desiderato che ho dichiarato nel manifest e lavorerà. Per portare la mia applicazione allo stato voluto. Eh, il concetto di stato, di stato desiderato è un concetto importante nel contesto di GitOps e Kubernetes e lo citerò più volte. Eh, torniamo finalmente a dove eravamo partiti, ci parliamo di GitOps. Uh, GitOps è un modo di implementare la continuous deployment, continuous delivery per applicazioni cloud native. Si concentra su un'esperienza incentrata sullo sviluppatore anche per quel che riguarda tutte quelle attività inerenti all'infrastruttura, perché utilizza strumenti di cui gli sviluppatori hanno già familiarità, cioè quali Git e tutti gli strumenti di continuous deployment. Diciamo che in una forma più astratta, eh, GitOps è una possiamo pensare a GitOps come una raccolta di buone pratiche per gestire la consegna di applicazioni containerizzate e dell'infrastruttura sulla quale queste girano. Eh, abbiamo quindi detto che GitOps è un modo di implementare la Continuous Deployment e Continuous Delivery per applicazioni cloud native. Si basa su quattro principi. Il primo principio dice che l'intero sistema deve essere descritto in maniera dichiarativa. Cioè, vi ricordate quando all'inizio vi avevo parlato del concetto di modello dichiarativo in contrapposizione al modello imperativo, i due telecomandi, no? Eh, quando descrivo un sistema in modo dichiarativo... Sto descrivendo esattamente come deve essere lo stato desiderato della mia applicazione, come voglio che questa sia. Avevamo l'esempio del web server Nginx, in cui scrivo un file YAML e dichiaro che voglio almeno tre repliche. Ecco, io ho finito quel file descrive totalmente la mia applicazione. Kubernetes, data la sua natura dichiarativa e il modello dei controller, è uno strumento perfetto per fare GitOps. Il secondo principio è, eh, possiamo, possiamo considerarlo una conseguenza diretta del primo. Avendo descritto in modo dichiarativo all'interno di uno o più file qual è la configurazione che voglio per la mia applicazione, posso versionare questi file in un repository Git. Di più, GitOps mi dice che lo stato desiderato del nostro sistema deve essere versionato in un repository Git. Ora, se un repository Git contiene i file che descrivono in modo dichiarativo lo stato desiderato del nostro sistema, possiamo dire che Git diventa la singola fonte di verità per lo stato del nostro sistema. Git diventa di fatto il singolo luogo in cui operiamo, cioè creiamo, cambiamo e distruggiamo tutti gli ambienti. Da qui il concetto di esperienza incentrata sullo sviluppatore cui avevo accennato in precedenza: cioè uno strumento cioè utilizzo uno strumento come Git con cui lo sviluppatore ha totale familiarità per descrivere tutta la mia implicazione anche lato infrastruttura. Il terzo principio afferma che tutti i cambiamenti che sono stati approvati e quindi di conseguenza committati in repository possono essere applicati automaticamente al nostro sistema. C'è un concetto di base che tutto ciò che può essere descritto, alla fine può essere automatizzato. Vi ricordate quando abbiamo parlato di continuous deployment all'inizio? Attenzione, qui non si dice che sia necessario per forza avere l'automatismo per fare GitOps. Quello che dice è che è possibile automatizzare la procedura se il contesto lo consente. Come viene gestito l'automatismo? c'è un nuovo attore che è responsabile della distribuzione di questo stato desiderato su un cluster Kubernetes di, di destinazione. È di fatto un Kubernetes operator, che non è altro che un controller, un Kubernetes controller, server side, cioè di controller che abbiamo visto all'inizio, che legge lo stato desiderato di un sistema, cioè i manifest nel mio repository Git, e cerca continuamente, in ciclo continuo, di far corrispondere lo stato effettivo del sistema, a quello desiderato scritto nei manifest versionati nel mio repository. L'ultimo principio è il principio dell'osservabilità: dice che il nostro sistema deve essere osservabile e che degli agenti software devono poterne verificare lo stato attuale rispetto allo stato desiderato che ho dichiarato nel codice, ed in caso di discordanza, fare delle azioni, scatenare delle azioni. Uh, nel contesto GitOps più Kubernetes è lo stesso operator che si può occupare di applicare automaticamente gli aggiornamenti di quel punto 3, e ed è anche in grado di effettuare l'attività di monitoraggio e gestione e gestire poi delle azioni, scatenare delle azioni. Uh, quindi cosa mi serve per fare GitOps? Uh, nel terzo punto, uh, nel nell'immagine che descriveva il terzo principio, avevo già fatto un po' di spoiler, cioè ho bisogno di introdurre un nuovo attore. Il nuovo attore è il GitOps Operator. Come abbiamo già detto, il GitOps Operator è un Kubernetes Operator che di fatto che segue il pattern del control loop del Kubernetes controller e che si occupa della parte di automazione del deploy e del monitoraggio. Ora, qui il discorso sui veri operator potrebbe meritare un talk a parte. Quindi per motivi di tempo farò una breve voce carrellata di quelli che sono i principali attori in gioco non possiamo non aprire le danze con Flux CD, perché è stato sviluppato da WeWorks, che è la stessa società che ha inventato, coniato il termine GitOps. Flux CD è un'applicazione scritta in Go che installa un operator nel cluster che deve gestire di destinazione. È un tool che si gestisce tutto da command line, cioè non ha un'interfaccia. E, e questo potrebbe essere un vantaggio perché comunque è pensato per essere automatizzato. Um, è entrato a far parte del progetto della CNCF nell'agosto dello scorso anno, 2019. Allora, per chi non lo sapesse, la CNCF, cioè Cloud Native Computing Foundation, è un progetto della Linux Foundation fondato nel 2015, eh, nato per aiutare a far avanzare la tecnologia dei container e allineare poi il settore tecnologico attorno alla sua evoluzione cioè Kubernetes ad esempio è un progetto della CNCF è um, in sviluppo una nuova versione di Flux la versione 2 eh, che è una totale riscrittura della prima e che tra l'altro introduce interessanti novità tra cui il supporto a repository multipli eh, vi consiglio di eh, se dovete iniziare a utilizzare Flux di provare la nuova versione mm, più o meno impari al momento attuale dovrebbe essere impari a livello, della, della, a livello di funzionamento con la versione 1, ma introduce altre, altre, altre caratteristiche che sono piuttosto interessanti. Argo CD è uno strumento dichiarativo GitOps per la continuous delivery in Kubernetes e fa parte del di Argo Project, che è un insieme di strumenti nativi Kubernetes per il deploy e esecuzione di eh, job e applicazioni, di lavori e applicazioni, workflow e applicazioni. Eh, Include uno eh, strumento a riga di comando ed ha un'eccellente interfaccia grafica che vi consiglio di provare, molto carina da usare. È stato sviluppato da Intuit, che è una società, un, un, un americana che lavora nel settore del software finanziario ed è anche lui un progetto di incubatore della CNCF dall'aprile di quest'anno. È uno strumento piuttosto flessibile che può essere utilizzato sia su piccoli progetti. Ma anche su grossi progetti enterprise, è nato infatti con un'ottica dedicata all'enterprise, e ha funzionalità quali la single sign-on, la gestione centralizzata multi-progetto, multi-cluster, eccetera. Altro attore è Jenkins, eh, che è una soluzione CICD per applicazioni moderne cloud native basate su Kubernetes. In realtà non è un unico prodotto ma è un pacchetto di strumenti preconfigurati che possono essere che vengono installati in modo automatico e opinionato tutta l'installazione viene gestita da una command line che con una procedura guidata ti permette di avere in poco tempo una piattaforma preconfigurata per fare cioè una, una procedura di CI-CD per tutto lo sviluppo quindi dalla dal, da, dalla continua integration al deploy nel cluster Kubernetes e usando anche la metodologia GitOps è un progetto open source eh, che offre anche supporto enterprise, è una soluzione tra, come ho detto è una soluzione all-in-one quindi può essere utilizzata sia per la Continuous Integration Delivery che per il Continuous Deployment. Un'ultima nota per chi utilizza GitLab che è un altro strumento open source per fare Continuous, delivery, continuous Integration Continuous Delivery o Deployment. Eh, la versione premium, la versione enterprise, quindi non quella gratuita, quella a pagamento, eh, a partire dalla release 13.4, ha integrato un Kubernetes Agent, che è un tool nativo che permette di fare GitOps senza bisogno di appoggiarsi su altri prodotti. O, poiché spesso capita che alcune delle funzionalità premium, dopo qualche release, passi a una versione free, trovo interessante accennarlo. Il Kubernetes Agent non è altro che un Kubernetes Operator basato su, su un tool che si chiama GitOps Engine, che è una libreria open source utilizzabile su cui è basato anche Argo CD e si sviluppata in collaborazione con Argo, con eh, una, una collaborazione di Argo con Flux WeWorks e Amazon AWS. Ed è circa, circa un anno come progetto. Bene, abbiamo visto fin qui che cos'è GitOps, abbiamo fatto una veloce carrellata dei principali entori in gioco per quanto riguarda i GitOps Operator. Eh, vediamo ora come dovrebbe essere il flusso di lavoro di una pipeline CICD in ottica GitOps, ovvero come modificare le nostre attuali pipeline per fare GitOps. Bene. Allora, vediamo come prima cosa quella che verosimilmente potrebbe essere una tipica pipeline CI/CD di un'applicazione che viene deployata in un ambiente Kubernetes. Gli sviluppatori pushano eh, il loro codice sul repository delle applicazioni, vengono triggerate delle pipeline di build, al termine delle quali vengono pushate delle immagini Docker in un image registry. Questo conclude di fatto la procedura di continuous integration. Successivamente, quello che accade è che lo stesso strumento che ha eseguito la continuous integration si occupa anche del della deployment dell'applicazione nei media di destinazione. Ora. Non c'è nulla di intrinsecamente errato in questo processo. Eventualmente possiamo identificarne alcune debolezze, in primis, che è necessario fornire le credenziali dell'ambiente di destinazione al tool di CI CD. Secondariamente, che il tool di CI CD in realtà non è nato, non è in grado di notificare un'eventuale deviazione dallo stato desiderato nella nostra applicazione. Dobbiamo eventualmente installare un tool di monitoraggio per monitorarne lo stato. Quindi è un metodo push perché è il tool di continuous integration che pusha eh, nell'ambiente fa il deploy nell'ambiente di destinazione. È un flusso che va da sinistra a destra e non si interrompe. Ecco, vediamo invece qui schematizzato quello che potrebbe essere un tipico esempio di pipeline CI/CD di tipo GitOps. Allora, la prima cosa che balza all'occhio è la presenza di un secondo repository. Che, che ho chiamato in Environment Repository però, c'è un'altra differenza fondamentale. Il flusso della pipeline CSD da sinistra a destra si interrompe prima della, uh, del deploy. Se vi ricordate, la pipeline CSD basata sul modello push. Il tool di continuous Integration si occupava anche del deployment, effettuando il push dell'applicativo nell'ambiente di produzione. Qui, invece il flusso si interrompe cioè non è più il tool di continuous integration che effettua il deploy dell'applicativo nell'ambiente di destinazione, ma è un operatore che tra l'altro è installato nell'ambiente di destinazione meta target, resta in ascolto di eventuali modifiche effettuate nel registry docker e nel environment repository e si occupa di riconciliare lo stato attuale con lo stato desiderato. Vediamo nel suo complesso il flusso di una pipeline CICD basata sul modello pool per il deploy di un'applicazione nell'ambiente target. Allora, gli sviluppatori lavorano sul repository dell'applicazione e commettono le loro modifiche. I commit e o le pull request sul repository dell'applicazione triggerano una, le pipeline di build a carico dei tool che si occupano poi di fare la continuous integration. La pipeline del tool di continuous integration termina con il push nel Docker Registry delle immagini buildate dell'applicativo e con il push sull'environment repository dei file che descrivono in modo dichiarativo lo stato desiderato del nostro sistema. Quindi in questo momento questo repository diventa la singola fonte di verità per lo stato del nostro sistema. Interviene a questo punto il Kubernetes operator, Argo, Flux, Jenkins operator e come il termostato di Kubernetes nel nostro esempio iniziale, si occupa di riconciliare lo stato osservato con lo stato desiderato, deployando la versione aggiornata della nostra applicazione. Questo è un modello pool perché l'operator prende le modifiche ed è lui che le applica nell'ambiente, ma l'operator è già nell'ambiente di destinazione. Ora, ora vi dico cosa mi piace di GitOps. Allora, qui trovate elencati un po' di punti che poi sono quelli che trovate elencati sulla documentazione dei vari progetti che parlano di GitOps e dei suoi vantaggi. Miglior osservabilità, miglior sicurezza, disaster recovery semplificata, miglior verific verificabilità, aumento della produttività. Allora, a annetto di questo elenco, diciamo che a me c'è una cosa in particolare che piace di GitOps, ovvero che rende il tuo sistema totalmente osservabile osservabile da me, che posso andare semplicemente a navigare il repository del mio environment per sapere cosa c'è deployato nel cluster Kubernetes. Lo so perché c'è uno strumento poi che lo continua a osservare, uno strumento automatizzato che osserva lo stato, lo stato attuale e mi dice se lo stato dichiarato coincide con lo stato corrente, ovvero se quello che leggo nel repository è effettivamente quello che c'è nel cluster e poi il benefit di GitHub è lo stesso benefit di Kubernetes, cioè il modello dichiarativo, cioè, tu applichi una configurazione e sai che una macchina dietro si occuperà di darti il feedback, ti dice se quello che ha dichiarato è o non è quello che sta sul cluster e ti dice anche se è riuscito ad applicarlo oppure è andato in errore. Altra cosa che mi piace è il modello pull perché ti semplifica da una serie di problemi di sicurezza che potresti avere nel momento di dover esporre l'API di Kubernetes alla tua Continuous Integration, che di fatto però col modello GitOps non si occuperà più di fare deploy. Quindi con questo modello di fatto stacchi il cavo che collega la, la Continuous Integration a dove vengono, devono essere deployate le tue i tuoi applicativi. Ricordate il flusso che avevamo visto in precedenza, in cui non c'è più, non è più da, da sinistra a destra, si interrompe quando all'environment repository, al push su docker registri e dopodiché un tool già integrato nel, nell'ambiente nell di destinazione fa il pool del, delle modifiche, le applica e si occupa di applicarle. Ora, non è che sia... Il, cioè ci sono delle cose che effettivamente possono creare qualche problema, non è perfetto, non è un sistema perfetto. Allora, una cosa che eh, è necessario strutturare l'environment repository e le pipeline per prevenire il più possibile il push simultaneo sullo stesso repository. Cioè, allora, pensate a più processi di continuous integration che potrebbero finire per scrivere sullo stesso environment repository in contemporanea. Cioè, ad esempio, cosa succede se poi Git non riesce più a pushare le modifiche si trova che il remote non è più allineato perché nel frattempo un'altra pipeline è pushato sullo stesso repository e sullo stesso branch allora, voi direte come può succedere? si pensa ad esempio se si è configurato un singolo invariant repository per descrivere tutte le applicazioni che sono ehm, presenti in un dato cluster ad esempio Flux non era una cosa così strana perché Flux nella versione 1 supportava solo un invariant repository che doveva contenere tutta la descrizione del cluster non sarebbe stato così strano quindi avere diverse pipeline che pushavano sullo stesso branch di uno stesso repository. Quindi tutto questo per dire che eh, è una cosa che va affrontata a priori e che eh, va gestita, altrimenti potrebbe causarvi più di qualche problema. Um, prima ho detto che uno dei vantaggi di GitOps è l'incremento della sicurezza. Allora, non so se sia ovvio a tutti, comunque lo dico, dato che noi abbiamo un environment repository che versiona tutto, non dobbiamo assolutamente versionare in chiaro, nell'environment repository, secrets, token, password più in generale tutti i dati sensibili della nostra applicazione. E attenzione, che la codifica Base64 è equivalente a metterli in chiaro, non è criptografarli sono come se fossero scritti in chiaro. Ecco, GitOps non ti dà un modo opinionato su come affrontare la questione delle. Del, delle secrets sul repository sulle varie interrepository quindi è una cosa che ti devi devi un po tu gestire esistono diverse soluzioni che coinvolgono o meno servizi esterni ehm, poi è una cosa che però non, non, non c'è una non c'è effettivamente il modo per farlo ci sono vari modi quindi eh, dipende dalla, dalla vostra azienda Ora, se ho alcuni suggerimenti, guarda, ve ne do un paio. Allora, usate sempre due repository, se non vi sono de de dei problemi a farlo. Uno per il codice della vostra applicazione, l'altro per storare i vostri manifest, quindi un repository per l'app, un repository per l'environment. E poi non mettete mai dati sensibili all'interno del repository del vostro environment. Ecco, io ho concluso, vi lascio alcune risorse, un elenco di alcune risorse se volete approfondire l'argomento. E... Grazie a tutti. GitOps: un argomento. Su cui anche l'altra volta in un'altra conferenza, sempre legata all'ambito DevOps, erano apparse veramente, veramente un sacco di domande. Motivo per cui ci fa un sacco di piacere che Andrea sia di nuovo qui con noi, perché l'altra volta ci eravamo lasciati chiedendo un talk, qua, qua chiedendo, anzi dicendoci: ma forse sarebbe interessante fare un talk, un talk su GitOps? E l'abbiamo fatto, giusto? Esattamente. Esattamente. Senti, io vedo qui eh, nei commenti in cui. Chi è collegato ovviamente può ancora mandarci le sue domande, ne arriva qualcuna. Io, mentre i nostri amici e amiche collegati ci, ci pensano, ci pensano ancora un po', abbiamo qualche minuto in più, siamo, siamo nei tempi, eh, ti chiederei, appunto, eh, ci siamo lasciati parlando un pochino della tua esperienza, dei tuoi consigli, dei, hai dato qualche suggerimento. E io ho visto un commento prima che eh, è il commento di Roberto che dice il problema principale, secondo me, è che Git non è un DB e quindi è complicato fare le query e osservare realmente la configurazione. Però, insomma, lui a un certo punto dice quando diventa molto vasta, molti cluster, molte app, potremmo raggiungere un limite di complessità in cui, appunto, le cose diventano complesse anche da quel lato. Mentre l'altra cosa che eh, mi chiedevo io è se c'è un limite inferiore. Roberto parla di limite superiore quando le cose diventano anti-economiche troppo complesse forse io ti chiederei quando invece se io sono da solo e ho una piccola app vale la pena fare tutto? Quali sono i contesti in cui vale la pena affrontare questo costo iniziale? Perché c'è comunque un po' di lavoro da fare per mettere su una catena del genere Sì, diciamo che chiaramente dipende da dove parti perché se magari tu ti trovi, io ho condiviso, la prima slide mostravo la classica pipeline CSD, no? Cioè, se tu ti trovi già in quella condizione, introdurre GitOps effettivamente non vuol dire iscrivere la pipeline, vuol dire eh, semplicemente andare a fare una modifica sul il flusso, cioè aggiungi. Quindi, quindi l'integrazione, nel nostro contesto, ad esempio, l'integrazione sta piuttosto semplice, abbiamo modificato le nostre pipeline, abbiamo aggiunto l'operatore nel cluster e. Ehm, e ci è venuto abbastanza easy, tra virgolette. Ehm, è chiaro che se tu non parti da una situazione di questo tipo, se tu ad esempio non hai una pipeline CD come quella che ho mostrato, ecco lì potrebbe, ecco, po Genken X ad esempio potrebbe essere un buono strumento per partire, perché ti dà un modo opinionato, guidato, per farti una pipeline CD con GitOps. E quindi magari se uno non sa da dove partire potrebbe essere un modo per provarlo, per provarlo. Però è chiaro che se hai progetti piccoli, non hai una pipeline di questo tipo, ehm, cioè se tu hai un progetto piccolo, effettivamente do dovresti aggiungere un secondo repository, dovresti ehm, poi bisogna capire quali sono le tue competenze. Mh, eh, di, ehm, anche di installazione, perché poi devi comunque averti il tuo cluster caso Kubernetes, do, dovrei intervenire. È meglio avvicinarmi a un team che è già interessato, al meglio essere, non essere forse da soli, posso... eh Sì, a... se, non sei, se non sei full stack, chiaramente... Un paio di competenze che sono competenze back-end e un po' di competenze almeno su tutto lo stack che ha a che fare poi sì, con è le applicazioni chiaro ma, che... Diciamo, esattamente, sì. che esattamente sì, esattamente sì. Oppure magari puoi usare dei prodotti che usano, che hanno una che ti offrono già una pipeline CACD configurata, un cluster Kubernetes con configurato, e tu devi solo occuparti di sviluppare l'app. Quindi, ecco, questa potrebbe essere una soluzione. Ci sono diversi prodotti. Ehm... Eh, presi, adesso non, non vorrei far da qualcuno in particolare però eh, Wayworks ad esempio è, è questa è l'ottica loro hanno fatto tutto ti offrono una piattaforma che fa GitOps cioè loro hanno iniziato a, a, a diciamo, promuovere questa cosa per promuovere il loro prodotto di fatto quindi l'idea è un po' il capire da che punto di parto l'idea è avere una catena di continuous delivery quindi nella catena di continuous delivery ci sono tutta una serie di stage, stage, stage di maturità non so quale sia la pronuncia, perdonatemi. Uh, stage, stage, sì, stage. giusto. Perché il stage è quello del teatro in maturità sì. in cui abbiamo Git, perché ovviamente questo è il ground zero, se no, non chiameremo GitOps. Poi abbiamo bisogno immagino di test automatici. Di scrivere le applicazioni cloud native in un certo modo, magari di avere un approccio di architettura, di scelte architetturali, un pochino che si avvicini, che so, al mondo dei servizi micro, macro, poi. Forse più micro che macro, però insomma. Ci sono dei casi in cui questo approccio funziona meglio, secondo te? Che era una delle cose che mi ero appuntato, forse. una delle GitOps, uh, di eh? dici? Sì, noi l'abbiamo introdotto per perché è meglio così. Cioè, eh, noi ehm, l'obiettivo era comunque migliorare il più possibile i processi di CICD Quindi stiamo sempre alla ricerca di improvement. Perché, perché più è questo processo efficiente, più il team di sviluppo lavora meglio e non ha intoppi. E, e, e GitOps, ad esempio, ci ha dato dei buoni, buoni spunti per, per debuggare per debuggare eventuali problemi. E già lo sviluppatore ti dice: magari: ah, questa modifica magari lato su no, non mi torna. E qui perché magari tu hai, siccome cioè, hai Git di fatto. Sì. Eh, hai commentato magari un update, hai usato in produzione, eh, vedi, o oh, normalmente in sviluppo nel tuo ambiente vedi che non va c'è qualcosa che non torna e vedi magari vai a vederti il repository git vedi una modifica che non ti aspetti perché che ne so magari hai generato il template con helm ok e hai fatto un upgrade del chart e ti sfuggita che c'era un upgrade c'era stata una modifica e lo vedi subito di fatto cioè, cioè, diventa tutto molto più iterativo e incrementale sì vai. trasparente e osservabile più... forse anche più osservabile certo sì 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 eh, Senti, quindi... Poi dimmi, sì. dimmi, dimmi, dimmi scusi. No, che poi l'altra domanda era una dimensione del progetto quando poi non ah, conviene più perché eh. diventa molto grande. Ecco, in realtà, uh, ecco, noi non, non facciamo più un, class... un, un repository monolitico in cui abbiamo tutto, tutta l'applicazione sul cluster. In genere, adesso ad esempio, noi usiamo Argo e con Argo eh, puoi gestire più repository, anche Flux, anche la nuova versione di Flux permette di farlo. Quindi il repository è limitato alla tua applicazione, hai un'applicazione. Sì, che è già più limitato, poi è chiaro che lo scan delle organizzazioni. Questo invito, poi sì, cioè, cioè, chi però vuole sì, chiaramente tu, qui entro, entro nel discorso che avevo fatto all'inizio quando devi comunque ragionare su come gestire il tuo environment repository, cioè su come gestire i repository che, che descrivono la tua infrastruttura. Perché se viene troppo grande, effettivamente ha ragione, no? comincia a perderti dentro 6.000 cartelle file, certo. ecco Ok, l'ultima uh, domanda che vorrei prendere, più che altro una riflessione che viene da Diego, Diego Braga. Corp Vault è uno strumento molto interessante come strumento di secret management. E qui sì. lascio un po' un gancio, no? La parola da googolare, perché nell'ultima slide, in una delle ultime slide, tu ci hai detto non sì. mettete i segreti in, in Git, dentro Git. E magari eh, le delle password delle chiavi ce le ha là dentro, no? Eh Quindi, sì. Un... Per... Cioè, se togliamo i segreti dai repositi, magari qualcuno si ritrova con un problema, può essere. Eh sì, chiaramente. Allora, tu puoi, allora, non... tu puoi prendere, ci sono vari approcci, puoi usare tool esterni, a a volte era uno di questi, ma anche che non so, Seal Secrets di Bi Bitnami. Eh, anche, anche eh, Mozilla ha un suo tool che non mi ricordo come si chiama adesso mi ah, scuso impreparato eh, <ride> poi non, cioè, puoi togliere le secrets dalla gestione di GitOps però in questo caso devi comunque pensare a come gestire la tua pipeline perché in qualche modo le secrets dovrai, dovrai in qualche modo dovrai deproiarle poi no? Questo forse eh, lo possiamo lasciare per un prossimo talk. Eh, Questo prossimo potrebbe prossimo, essere un talk interessante, un argomento molto vasto, è un talk. Fatto essere... questo, probabilmente era proprio uno dei tuoi suggerimenti, diventa, diventa un altro problema abbastanza tosto da, sì, da, sì, sì, sì. da afferrare. Andrea, abbiamo finito, siamo, siamo a ridosso della fine dello slot, quindi io ti ringrazio di nuovo. Uh, mi aggiungo ai numerosissimi complimenti, soprattutto per le tue metafore. Uh, che erano quelle <ride> del termostato e del telecomando. Me le sono segnate perché sono piaciute anche a me, me le rigioco e ti ringrazio. e mh, Se vuoi dire qualcosa a tutti, mm. abbiamo 10 secondi, altrimenti, poi. Uh, guardate, non so, <ride> alla prossima. Magari co con le secrets Vi parlerò delle secrets potrebbe essere un ottimo, un ottimo spunto, Ciao a, a tutti, grazie. grazie. Ciao. Chao, chao.